Musica, teatro, cinema e cabaret al via un ricco calendario di appuntamenti nel segno della cultura e dello spettacolo, che nei mesi di luglio, agosto e settembre si svolgeranno nel cuore del Vomero, presso l'Istituto Salesiano Don Bosco. Nasce dunque il progetto Agora Scarlatti, ideato da due imprenditori napoletani operanti nel campo dello spettacolo, Franco Branco, cooperativa Unione Musicisti e Artisti Italiani, e Luigi Molfetta, Sirio Events, insieme ai due partner Michele Solipano, Napoli Jazz Club, e Peppe Minopoli, Red Carpet. Con loro, alla conferenza stampa, anche il direttore dell'Istituto Salesiano, Don Franco Gallone. L'esigenza nostra, da cui siamo partiti, è quella che ci dobbiamo abbracciare. Avevamo tanto tempo che siamo stati chiusi, di incontrarci, fare chiacchierare, ciuccioneare, come si dice a Napoli. E Agora Scarlatti è il posto giusto per il Vomero, è il posto giusto perché è il centro di tante attività culturali, spettacoli. Abbiamo solidarietà, premio alla carriera, premio ai ragazzi della pallanuoto, abbiamo di tutto, perché vogliamo stare tutto quanto insieme. C'è invece la verità, è parecchio tempo che siamo stati distanti e è giusto che ritorniamo un'altra volta a essere noi stessi. Buongiorno, allora sono qui per pubblicizzare lo mio spettacolo alla rassegna Agora Scarlatti, un po' più basso, per il 22 agosto. Ci sarò il 22 agosto con Vita, che ovvero la tempesta, cioè, ofonica, già. Non sono molto esperto, ma non so l'altezza precisa a cui tu parla. Cioè, ultimamente non si sta lavorando, allora ognuno di noi ci stiamo arrangiando a fare altre cose. Infatti poi quando lui farà l'intervista faccio un microfono. Facciamo... No, faccio da solo, tanto così, tanto io mi tengo le distanze da me stesso, figurato. Vabbè, comunque al di là degli scherzi, quindi sarà qua il 22 agosto, mentre Paolo sarà il... Ah, dici tu Paolo, vieni. Io invece sarò il 25 luglio con Terroni di Si Nasce. Io vi consiglio ovviamente di andare a vedere lo spettacolo di Ciro, che è bellissimo. Sidney, tu io vi consiglio di andare a vedere anche quello di Paolo, perché è stupendo. Fate una cosa, venite a tutti e due, e in modo che nessuno di noi si pigli collo, perché sennò purtroppo non so già come facciamo. Ma chi l'è venuto a tutti? Anche perché bisogna lasciare pure i nomi, capito, per il Covid. Quindi noi sappiamo pure chi aiuta a una parte. Tenim a pigliare fino a casa. Attenzione, tenim, sappiamo dove abitate. Ciao. Siamo ben contenti di partecipare a questa iniziativa, abbiamo finalmente trovato uno spazio che ci sembra consono per le dimensioni dei concerti che facciamo. Siamo stracontenti di portare in Italia il trio di John Patitucci con Brian Blade e Chris Potter, che per l'Italia è una chicca. Il solito amico mio Paolo Freso, che mi segue sempre in tutte queste avventure, ormai lo porto dappertutto, insomma, e lui ci viene sempre con molto piacere. E quindi sarà con molto piacere anche qua. C'è lo spettacolo bellissimo di Tosca, apriamo il 17 luglio con la musica con Karima, che tra l'altro è una ragazza nata qui al Vomero, che sta facendo passi da gigante sotto questo aspetto. Fine agosto avremo questo spettacolo in esclusiva di Rita Marco Tulli con Chiara Civello, e chiuderemo con il botto con il bravissimo Sergio Caputo. Monica Sarnelli con Napoli a colori per Agora Scarlatti, una prima manifestazione importante dopo questo periodo lunghissimo. Di questo lockdown che non ci voleva per niente al mondo, speriamo di averlo superato alla grande e ripartiamo da questo posto che per me ha grande significato, nel cuore del Vomero. Chi mi conosce sa che io, insomma, io mi sento anche un po' vomerese, oltre al fatto che sono nata a Santa Chiara, quindi bellissimo il fatto che posso comunque finalmente rincontrare il mio pubblico, i miei omaggi ai tanti artisti della mia terra, da Pino Daniele, a Nino D'Angelo, a Peppino Di Capri, a Giove Senese, Napoli Centrale, gli Alunni del Sole, Mario Musella. Venite al mio concerto all'Agora Scarlatti, in quel del Vomero, ai Salesiani, al Teatro dei Salesiani, dove hanno adibito un posto all'aperto, l'8 agosto, domenica. Vi aspetto, non mancate. Ciao. Ma non possiamo chiudere senza parlare del tuo impegno in questo periodo anche con tua figlia, per questo nuovo disco che avete fatto insieme.
Sì, questa canzone è Femmana, una canzone dedicata al panorama delle donne, sempre troppo poco, come dire, difeso. Quindi siamo qui attraverso questa canzone, attraverso la musica, a parlare ancora di quanto è importante la donna nel mondo, nella vita. Io e mia figlia Francesca Andreano con questa canzone, ho voluto fortemente fare questa canzone con mia figlia per prendere un po' di energia positiva proprio dopo questo periodo nero che c'è stato, e devo dire che ci è riuscita. Francesca farà il suo percorso artistico, perché giustamente dice: mamma, non mi voglio appoggiare a te, e quindi sta con i suoi musicisti, sta facendo quello che vuole. Io ascolto ma non troppo, la seguo ma non troppo, quindi evviva la musica. Salve, buongiorno, sono Peppe Minopoli, Red Carpet. Noi ci occupiamo da Gorà Scarlatti del cinema. In pratica non vi dirò tutti i titoli perché ne sono tantissimi, però ci tengo a precisare che il 14 apriremo con l'anteprima nazionale dello Sparviero con Patrizio Oliva, poi avremo varie anteprime con la presenza di cast, registi tipo La tristezza e il sonno leggero, Il buco in testa, Benvenuti in casa Esposito, che è l'ultimo arrivato. I prossimi giorni comunicheremo anche le date. Niente, speriamo che il tutto vada bene, e ci auguriamo che questa nuova esperienza ci porti molto lontano. Ada Vitale Cirotoriello di Angel Rivenditore L'Energy Drink, parlateci della vostra adesione a questa iniziativa. Noi siamo felici di intervenire in questo programma che avete organizzato, e siamo i vostri sponsor e siamo stati lieti di fare tutto questo anche per promuovere e mettere in vostra vista il nostro prodotto, che è un energizzante, e sono prodotti energetici, e noi siamo unici rivenditori a livello Italia e siamo da un anno come azienda Angel SRL distributori e rivenditori nazionali. Ciao, buongiorno, sono Ciro Turello, l'amministratore della Angel SRL. Come vediamo qui abbiamo la rossa, la classica, che è l'energizzante, che è senza conservanti, con base di vitamine. La voglio prendere. Vedete, B2, B3, B5, B6, B12, sono tutte vitamine che fanno bene. Poi abbiamo tutti questi altri gusti, come i tè, il mojito, ovviamente senza alcol, i cappuccini, e l'Active per le palestre, che contiene il BCA. In tutto sono 13 gusti. Dottoressa Fiorella Mancini, in rappresentanza della Zungri Ortho Center, anche voi avete partecipato a Gorà Scarlatti. Sì, noi siamo un'azienda leader nel settore ortopedico, ci occupiamo ormai da generazioni della produzione e della vendita di presidi ortopedici, siamo convenzionati a ASL e INAIL, abbiamo due sedi a Napoli, al Vomero e a Fuorigrotta, e soprattutto siamo attenti all'ascolto del pubblico, quindi ci interessa che da noi la gente possa trovare sicurezza oltre che poi il classico presidio ortopedico. E abbiamo anche un laboratorio che si avvale di metodiche all'avanguardia, dei tecnici che si occupano delle misurazioni a domicilio. Ci tenevo comunque, al di là dell'azienda, a dire che questa manifestazione ci è piaciuta molto. Io, quando sono stata contattata, ancora prima di pensare ad essere uno sponsor, essendo vomerese, sono stata veramente contentissima di dare lustro al Vomero, e quindi ce ne vorrebbero altre di queste manifestazioni, parteciperemo veramente con molto piacere. Daniele Masiello, Power Gas, parlaci dell'adesione a questa iniziativa. Vorrei prima fare una piccola digressione. Power Gas è un'azienda di fornitura di luce e gas, quindi energia elettrica e gas metano, con sede centrale su Caserta, che presidia il mercato regionale ed ha una forte vocazione nazionale. Siamo presenti in tutte le regioni d'Italia e serviamo decine di migliaia di clienti. E il motivo per cui abbiamo deciso di supportare questa iniziativa è perché noi crediamo molto nel restituire valore al territorio, e servendo sia clienti domestici sia aziende abbiamo avuto l'esperienza delle difficoltà create dal periodo pandemico, e abbiamo deciso di contribuire restituendo momenti di leggerezza al pubblico e supportando le categorie più colpite da questa pandemia.
Allora, buongiorno a tutti, sono Simona Tagliaferri, la rappresentante del gruppo IT Vomero Supermercati, che ha partecipato con gran piacere alla sponsorizzazione di questo, insomma, di questo evento importante in cui, insomma, tutti i vomeresi potranno partecipare a una rassegna teatrale, musicale e di divertimento per la rinascita dopo questo lockdown, insomma, che ci ha messo, insomma, ci ha stesi tutti. E quindi contentissimi, insomma, di partecipare e di dare il nostro contributo. Salve, buongiorno, sono Nunzio della Phoenix Air, che mi occupo, sono responsabile della Phoenix Air Trapianto Capelli in Turchia con Tecnica FUE, e siamo qui felicissimi di partecipare a questo evento della manifestazione Agro Scarlatti.